Crisi finanziaria che mette fortemente a rischio i mutui e i risparmi di tutti i cittadini, le borse europee che vanno a picco e l'Unione Europea con le sue istituzioni che sembra stia a guardare. Onorevole Consiglio Nunziante, davvero c'è il rischio che in assenza di una politica europea comune anche il nostro Paese possa essere trascinato in una crisi finanziaria? Credo che ci sia da parte della stampa e dell'opposizione una sorta di tiro al piccione, come l'ha definita un nostro autorevole deputato, per quanto riguarda questa questione economica che sta travolgendo l'America e arriverà sicuramente con una sorta di onda lunga sull'Europa. È chiaro che l'Europa come Unione dei paesi non è stata in grado e non è in grado adesso di dare effettivamente una risposta tangibile, importante, che abbia dei risultati nel breve termine. Noi con l'Europa siamo sempre stati piuttosto critici, e quantomeno non con questo tipo di Europa, ma un'Europa dei popoli, qualcosa che potesse veramente far sì che ogni nazione avesse peso all'interno di questo raggruppamento di paesi. Diciamo che non hanno avuto la forza e non hanno la forza di mettere in campo una politica economica europea che possa fare da catalizzatore a tutte le questioni economiche che stanno venendo avanti e purtroppo sono pessime, molto negative. Non si sa quando questa situazione potrà effettivamente volgere verso il meglio. C'è da notare semplicemente che l'Europa effettivamente ha ancora deluso, soprattutto ha deluso noi che non eravamo forse quelli più europeisti.